Il 16 febbraio la polizia nucleo antidroga confiscano al porto di Malaga 6 tonnellate di cocaina da una nave proveniente da Singapore e un carico di mango dal Brasile. La droga era divisa in panetti con sopra un serpente, il marchio di Santo. Abbiamo soltanto questo, neanche un'immagine di lui. La versione ufficiale? Santo era un piccolo trafficante che 5 anni fa scappò dal penitenziario di Guarulhos, a nord di San Paolo, armi in mano. Secondo questa versione, lui è Santo. Cainan Melo di Salvatore de Bahia. Uno spacciatore con la stoffa del capo. Non se ne sa più nulla. Credono abbia cambiato faccia e che pagò per essere cancellato dai registri. Anche la DEA ha perso le sue tracce. Però sono sicuri che Santo abbia lasciato il Brasile. Questa settimana diversi testimoni lo hanno visto a Rotterdam, Napoli e Malta. Ma la polizia federale ce lo ha confermato. Santo è a Madrid. Avete avuto la richiesta di estradizione per Barbara Acevedo? Che io sappia, no. Chi è Barbara Acevedo? Barbara Acevedo de Melo. Nasce in Portogallo, studia medicina a Madrid. Nel 2013 va e resta a Rio de Janeiro. La famiglia vuole farla tornare, ma ha 8 arresti per traffico e consumo di droga. Pare che abbia vissuto con Santo fino a quando fu arrestata a Salvador de Bahia. C'erano le sue impronte nel magazzino dove abbiamo trovato Ernesto Cardona. Dove erano anche i resti del bambino? Dove hanno praticato questa specie di rituale? Anche Barbara Acevedo si trovava lì.